Parliamo di fake news grazie al titolo di Leggo. In Italia, maglia nera in Europa, Meta avrebbe rimosso 45.000 fake news da Facebook e 1.900 da Instagram. Un'enormità. Siamo inondati probabilmente sui social da notizie false, da fake. C'è da dire che ormai, questa è la mia sensazione, le persone tendono a informarsi tramite questi strumenti, non più tramite i giornali tradizionali, tramite i telegiornali, ma la maggior parte delle informazioni passa attraverso il web e in particolare i social. Le fake news sono un male, certo che sono un male, bisogna saperle distinguere e bisogna saperle riconoscere, scusate, per scartarle alla fonte. Come fare? Beh, innanzitutto verificare se la notizia è uscita su qualche fonte ufficiale e comunque prendere sempre con le pinze quello che vi passa davanti. Voi cosa ne pensate? Innanzitutto, vi è capitata di incorrere in errori leggendo fake news provenienti appunto dai social o dal web? E in secondo luogo, che cosa fate per evitare le fake news? Dite la vostra, che io ho detto la mia.